Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Dopo un paio di mesi di assenza sono tornata. Raccontatemi un po' cosa avete fatto durante questi mesi, perché io in questo video ho intenzione di chiacchierare un po', quindi mettetevi comodi, comode, comodi, perché ho intenzione di raccontarvi, di riassumervi un po' quella che è stata la mia estate, come mai non mi avete vista per appunto 2 mesi, eccetera, eccetera. Facciamo un po' un riepilogo, un riassunto per chi si fosse perso qualcosa. È stata un'estate ricca di impegni, piena di cose da fare, veramente molto impegnativa da questo punto di vista, però bellissima, stupenda. Posso dire in tutta sincerità che è stata una delle estati più belle della mia vita. Sono ancora un po' tutta emozionata, sono ancora un po' frastornata e inizio col dire che questa pausa non l'avevo programmata. Mi sarebbe piaciuto continuare a filmare, perlomeno vloggare fino a pochi giorni dal matrimonio, fino al matrimonio in sostanza, e poi prendermi una pausa e riprendere con tutta calma a settembre, però non ce l'ho fatta e di questo mi dispiace tantissimo, però non potevo fare altrimenti perché sono arrivata a un punto in cui veramente non sapevo più come destreggiarmi, le cose da fare erano davvero tante e sono arrivata appunto al punto di capire che forse qualcosa andava un attimo messo in stand-by, un attimo messo in pausa e visto che non si può mettere in pausa il lavoro, non si può mettere in pausa la vita di tutti i giorni, la quotidianità, la casa e l'organizzazione di un matrimonio tantomeno, sono arrivata a capire che forse YouTube andava un attimo rallentato un pochettino con l'intenzione ovviamente di riprendere il prima possibile, perché veramente il tempo che avevo a disposizione non bastava più per tutto quello che dovevo fare e quindi ho dovuto stabilire un po' delle priorità e rallentare con YouTube mio malgrado, però rieccomi qui, sono tornata, quindi non voglio giustificarmi, non voglio fare piagnistei, cose così, perché sono tornata e ho intenzione di raccontarvi tutto e vi dico anche che durante questi mesi di pausa ho comunque filmato qualcosina. E sì, vedrete un video sul matrimonio perché sì, ci siamo sposati, alla fine ce l'abbiamo fatta ed è stranissimo, perché passi un anno intero, noi qualcosa meno, a pianificare un qualcosa che sembra non arrivare mai e poi alla fine arriva, passa velocissimo, vola e ti lascia un po' quell'amaro in bocca del dire caspita, ho pianificato per un anno e questa giornata mi è sfuggita così via di mano, ma insomma, me l'hanno detto tutti che sarebbe stato così ed effettivamente è stato così anche se ce lo siamo goduti al 100%. Ma appunto, prima di raccontarvi un po' di dettagli, vi dico che ho qualche video che devo montare e caricare. Sono video fatti prima del matrimonio, quindi mi vedrete magari con un taglio di capelli diverso, perché tra le novità c'è anche il mio nuovo taglio di capelli. Mi vedrete con i capelli soliti, quindi capelli lunghi, e poi appunto vedrete dei vlog prima e sì, anche del matrimonio, anche se sto cercando di raccimolare più video possibili degli amici, dei familiari che erano presenti quel giorno, perché io e Gigi sicuramente non abbiamo filmato, lo saprete già. Sto cercando di raccimolare quanto più filmati possibili da unire insieme e fare un bel video da condividere con voi perché so che ci tenete molto, ci tengo molto anche io e quindi abbiate un attimino di pazienza e quel video arriverà, lo vedrete presto. Intanto vi dico che se volete qualche anticipazione, ad esempio vestito da sposa, vestito da sposo, eccetera, potete andare su Instagram, seguitemi lì perché ogni tanto, praticamente ogni giorno pubblico qualcosa, sia del matrimonio che del viaggio di nozze e ho già pubblicato un po' di foto molto carine secondo me, e quindi seguitemi lì così se non riuscite proprio ad aspettare già qualcosa potrete iniziare a intravederlo lì. Com'è stato il matrimonio? Ce l'abbiamo fatta, inizio col dire che ce l'abbiamo fatta e ripeto, passando così tanto tempo a pianificare, sembra che quel momento non debba mai arrivare, in realtà arriva in un battibaleno, in un batter d'occhio arriva ed è bellissimo, io vi posso dire in tutta sincerità che è stato il giorno più bello della mia vita e penso che per Gigi, anzi sono sicura che vale la stessa cosa anche per lui, è stata una giornata indimenticabile. Ho già ricevuto magari qualche commento su Instagram in cui alcune persone mi hanno scritto: ma il matrimonio non può essere considerato il giorno più bello della vita di una persona perché i giorni più belli sono altri, la nascita di un figlio, eccetera, eccetera. Io vi posso dire che non essendo mamma, non essendo ancora diventata mamma, per me questo è stato veramente il giorno più bello della mia vita.
ho sempre sognato di sposarmi, ho sempre sognato di sposarmi in quel modo, senza fare niente di troppo sfarzoso, qualcosa che mi rispecchiasse, e così è stato. Ho sempre sognato di sposarmi con una persona che riuscisse ad amarmi in quel modo, e così è stato. Ho sempre sognato di sposare una persona che potessi considerare come la mia metà, e così è, quindi. Per questi motivi, non solo, è stato veramente il giorno più bello della mia vita. So che molte persone considerano il matrimonio come una formalità, soprattutto se alla base del rapporto c'è già una convivenza di anni, come nel nostro caso, però vi posso assicurare che nel mio caso non è così. Non l'ho sentito e per me è cambiato qualcosa. Io mi sento diversa. E quindi se vi state per sposare e ci sono tante persone che vi dicono: "Ah, tanto non cambierà nulla." Rispondete sì, va bene, ma in realtà non è così. Per me è cambiato un qualcosa, il nostro rapporto si è rafforzato, io mi sento ancora più innamorata e vedo che anche per lui è così, perché non lo so, siamo diversi. Io sento un qualcosa di diverso, poi ovviamente ognuno è libero di pensarla come vuole, ci mancherebbe altro, per qualcuno magari in questo momento sto dicendo delle cavolate, ognuno appunto è libero di pensarla, di vederla come vuole, quindi il mondo è bello anche per questo, perché siamo tutti diversi. Però vi posso assicurare che per me qualcosa è cambiato e sono felicissima in questo momento, sono al settimo cielo, sto ancora cercando di riprendermi un po' perché mi sento alquanto frastornata, devo dire la verità. Vuoi il matrimonio, vuoi tutti i parenti a casa, vuoi il viaggio di nozze, il ritorno repentino alla normalità. Mi sento ancora un pochino frastornata, mi sento un po' sulle nuvole, come se stessi vivendo queste giornate ancora un po' nel mio mondo, no? E non sono tornata al 100%, mi piacerebbe andare avanti così, però purtroppo si deve tornare alla realtà e anche presto, ci si deve anche muovere. Comunque. Per quanto riguarda il matrimonio, ho ricevuto tantissimi messaggi, tantissime mail, devo ancora rispondere a tutti, sia su Instagram che su YouTube che tramite mail. Mi avete chiesto com'è stata quella giornata, cosa hai provato, il tempo, com'è stato il tempo, tasto dolente. Inizio col dire che il tempo non è stato assolutamente dalla nostra parte perché ha piovuto, ebbene sì, il 25 agosto credo che nella nostra zona sia stato l'unico giorno di agosto bruttissimo, freddo, acqua, grandine, temporale e tutto il resto. Però ho fatto più o meno una settimana prima, no, ho iniziato una decina di giorni prima del 25 a controllare le previsioni del tempo e ho fatto male. Non fatelo, se vi state per sposare, non fatelo. Anche se so che non ascolterete questo mio consiglio perché nemmeno io l'ho ascoltato, è normale. Però non fatelo per il vostro bene, perché io ogni giorno guardavo le previsioni del tempo, prendevo il cellulare, ok, oggi il 25 dà bellissimo, 35 gradi, il giorno dopo no, piove, 20 gradi, temporale. Quindi è stato tutto così fino al 25 e poi vabbè, a qualche giorno dal matrimonio si sapeva che il tempo non sarebbe stato dalla nostra parte. Noi ci siamo sposati fortunatamente alle 4 e mezza del pomeriggio e tutta la mattina è stata bella, cielo azzurro, qualche nuvoletta qua e là, però caldo, bello. E poi quando io ho finito di fare i capelli, erano tipo forse la 1:30, le 2, ha iniziato a venire giù il finimondo, quindi cielo grigio, così in 5 minuti, temporale in lontananza. E poi durante la mia preparazione, mentre mi stavo finendo di truccare, di vestire, proprio è venuto giù di tutto, ma vi posso assicurare che sì, i giorni precedenti sono stati un po' frustranti per questo perché. Ripeto, passi un anno a pianificare tutto, vuoi che tutto sia perfetto, non può esserlo, però in quel momento non te ne rendi conto, e lo vorresti perfetto, come l'hai sempre sognato, come l'hai sempre immaginato, come si vede nei film, e poi quando c'è qualcosa che, non lo so, non va proprio per il verso giusto, piccolo crollo, c'è stato un piccolo crollo a più o meno 5-6 giorni dal matrimonio. Però insomma, passato tutto e vi dico che in quel momento, mentre ero lì a fare le foto, mentre mi truccavo, mentre mi vestivo, vi dico che avevo un sorriso stampato da qui a qui, non ho pensato minimamente al tempo fuori, erano tutti preoccupati, li sentivo che, perché c'erano diverse persone, c'erano una ventina di persone a casa mia e erano lì ad aspettarmi e sentivo che insomma i loro commenti: "Non è possibile perché deve piovere, addirittura il temporale, non facciamoci sentire perché sennò magari l'agitiamo", ma vi dico che ero tranquillissima innanzitutto, serena, felice. Veramente non mi interessava di nulla, però
perché alla fine sono riuscita a capire che me ne sono resa conto da sola, che il tempo è un contorno, sì, è importante, ma è un contorno. In realtà la cosa importante era un'altra, ossia il coronamento del nostro sogno. Eravamo lì, stavamo per sposarci con i nostri amici, le nostre famiglie, le persone care, e davvero ti rendi conto che il tempo è un contorno, è un di più. Quindi io sono uscita di casa dopo aver fatto un piccolo rinfresco con parenti e amici, sono uscita di casa con il diluvio universale e sono salita in macchina con il mio papà. E nonostante l'abito bagnato, nonostante l'ombrello che comunque non riusciva a ripararmi del tutto, non ho pensato al trucco, non ho pensato ai capelli, non ho pensato al vestito, non ho pensato alle scarpe, non ho pensato a nulla. Avevo un sorriso bellissimo. Se ci penso, veramente mi emoziono perché ho passato tutta la giornata a ridere, tant'è che la sera avevo male proprio alla bocca perché. Non lo so, è stato tutto perfetto, quindi io non cambierei nulla. Se tornassi indietro non cambierei nulla, anche le condizioni climatiche, diciamo così. È stato bellissimo. Sono arrivata in chiesa e piovigginava ancora un pochettino, quindi sono scesa dalla macchina, un po' a fatica, perché quella macchina, la vedrete, era progettata, diciamo così, per essere una macchina cabrio, e però vabbè, insomma, abbiamo chiuso la macchina, sono riuscita a salire, a scendere, ho fatto un po' di fatica, però poi sono arrivata lì e basta. Il minimo pensiero è passato, lì un po' di agitazione l'ho sentita, sinceramente, ho fatto tutta la mattina, tutta la giornata tranquillissima, ma quando sono scesa dalla macchina. Anzi, quando ho visto Gigi lì ad aspettarmi, lì un po' di strizza è arrivata, vi dico la verità, ma anche un po' di agitazione perché erano tutti lì a guardare noi e io mi sono fermata all'ingresso della chiesa, mi hanno sistemato il vestito, c'era la fotografa che faceva le foto, il mio papà che mi stringeva fortissimo perché forse era anche più emozionato, più agitato di me, ve lo assicuro, lo vedrete nel video. La fotografa mi diceva: aspetta a partire, fallo fremere ancora un pochettino, e io vedevo lui che era non emozionato di più e non l'ho mai visto così emozionato, tant'è che me ne sono accorta. Ci è mancato poco che gli scendesse qualche lacrima, è riuscito a contenerle e poi vabbè sono arrivata lì all'altare, un'emozione fortissima vedere tutte queste persone intorno, anche perché abbiamo scelto una chiesa dalla disposizione un po' particolare, anche qui poi lo vedrete nel video, e tutte le persone erano intorno a noi, quindi guardarsi in giro, vedere chi c'è, dove è seduto, vedere se sono emozionati, vedere le persone commuoversi. È stato veramente bellissimo e per noi la cerimonia è volata, è durata tipo 5 minuti perché non lo so, noi eravamo nel nostro mondo, nella nostra bolla, come molti di voi mi avevano anticipato prima del matrimonio e per noi è volato, è stato però bellissimo, poi siamo uscite, abbiamo fatto tantissime foto con gli amici, con i parenti, da soli, siamo andati in diversi posti sul lago, anche perché fortunatamente durante la cerimonia ha smesso di piovere e non dico che è uscito il sole, però il cielo non era più così triste come quando è iniziata la cerimonia, quindi ci ha permesso veramente di fare delle foto bellissime e anzi, diciamo che non c'era quel sole accecante, quindi non siamo venuti nelle foto con le smorfie e non eravamo lì a sudare tantissimo per il caldo e so che molti di voi diranno: Jenny, stai cercando di autoconvincerti. Sì, sono convinta che bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose, quindi soprattutto su una cosa del genere che non si può modificare. Il tempo è una di quelle cose che non puoi prevedere e che non puoi modificare, quindi se piove, piove, devi trovare il lato positivo e basta. Quindi sono comunque felice di come è andato tutto. Ricevimento bellissimo, non abbiamo mangiato nulla come ci era stato anticipato, ma perché semplicemente non avevamo proprio fame, avevamo voglia di star lì, girare tra i tavoli, parlare con gli invitati, fare foto, ballare. Quindi la serata è volata anche la serata, abbiamo fatto abbastanza tardi, però non ce ne siamo nemmeno resi conto, sinceramente, è davvero volata. Vi posso dire che non ho quasi mai pianto durante tutta la giornata, se non durante la cerimonia. Ci sono stati dei punti che, insomma, mi hanno toccato perché ho pensato a delle persone che avrei voluto lì e che per forza di cose non
Non c'erano, e però al di là di quello vi posso dire che ho passato tutta la giornata a ridere con il sorriso e a rivedere adesso alcuni momenti del ricevimento, tipo il ballo con il nonno, col papà. Adesso mi commuovo, però in quel momento non riuscivo a far altro che sorridere, ero veramente felice, la persona più felice del mondo. Dopodiché siamo partiti per il viaggio di nozze 3 giorni dopo, ci siamo sposati sabato, siamo partiti di martedì sera. Prima sono andata a tagliare i capelli perché non ce la facevo più, quindi io martedì mattina ero lì da parrucchiera alle 9 a aspettare che aprisse per dare un taglio perché non ce la facevo più veramente. Ho dato un bel taglio, ho preparato la valigia alla velocità della luce. Calcolate che siamo usciti di casa per andare in aeroporto alle 3, 3 e mezza e noi ci siamo messi a fare le valigie alle 2 del pomeriggio, così proprio all'ultimo momento. Nonostante una cosa del genere non mi sia mai capitata, io devo sempre programmare, organizzare tutto, e però questa volta non ci sono riuscita, anche perché i giorni dopo il matrimonio sono stati tutto una cosa strana, no? Non sapevamo nemmeno noi cosa ci stesse succedendo, eravamo un po' ancora in quella bolla che si era creata il giorno prima del matrimonio, è andata avanti per un po' di giorni, per tutto il viaggio di nozze, e io ci sono ancora un po' dentro questa bolla, ma va bene. Sarà un po' l'euforia e appunto i giorni dopo sono stati stai con gli amici, stai con i parenti che non vedi da una vita e che poi tornano a casa, quindi sono state un po' delle giornate così in cui non siamo quasi mai stati a casa se non la notte per dormire, abbiamo passato tutti questi giorni in giro ed è stato bello così. E poi appunto siamo partiti per Zanzibar, il nostro viaggio di nozze, anche qui andate su Instagram per vedere un po' di foto perché ne ho già pubblicate un po' e sono contentissima, anche se come tutte le cose belle si sa che durano troppo poco, quindi i nostri 10 giorni sono volati e siamo già qui. Sarei rimasta volentieri ancora un po' a Zanzibar perché mi si è aperto un mondo, io non so se siete mai stati a Zanzibar o in altri posti, in altri paesi dell'Africa, però non lo so, io ho portato a casa, ho lasciato lì un pezzo di cuore e capisco quando le persone dicono l'Africa ti entra nel cuore e poi quando torni fai fatica, senti il mal d'Africa perché ti entra davvero nel cuore. Io ho lasciato lì un pezzettino di cuore. Nonostante non l'avrei mai immaginato, perché sì, ok, viaggio di nozze, te lo ricorderai per tutta la vita perché viaggio di nozze non è come tutti gli altri viaggi, però al di là di questo sono proprio rimasta colpita da tantissime cose che mi sono portata qui e sono contenta perché è stato un viaggio che mi ha arricchito. Credo di avere qualcosa in più, di essermi portata a casa qualcosa in più e siccome molte mi chiedono, parlaci del viaggio di nozze, di com'è stato, di Zanzibar in generale, vi dico che non ho filmato, non ho vloggato perché volevamo godercelo al 100%, quindi non ho neanche pensato di vloggare, sinceramente. Ho fatto delle riprese però per noi, perché vorrei fare un video ricordo, ma nostro, non da pubblicare su YouTube, perché non lo so, volevo godermelo veramente il più possibile, così è stato. Non ho pensato, ah, oddio, riprendi questo perché devo farlo vedere, riprendi quell'altro perché deve essere visto. E quindi mi sono goduta tutto al mille per mille e sono contenta. Sono contenta di questo, però se volete potrei fare un video con consigli utili, come l'ho fatto insomma per tutti gli altri viaggi fatti fino ad ora. Quindi fatemi sapere se vi potrebbe interessare una cosa del genere. E niente, siamo tornati da pochi giorni, però siamo già tornati attivi. Gigi ha già ripreso le sue trasferte e quando vedrete questo video teoricamente dovrebbe già essere tornato. Meno male, non vedo l'ora. Piano piano si ritorna alla vita di tutti i giorni e insomma, questo è il riassunto, non tanto riassunto perché secondo me ho parlato parecchio, avrò parlato circa 35 minuti, ma cosa volete che siano 35 minuti per me? Ho altri standard, lo sapete, mi conoscete. Vedrò di tagliare il più possibile qua e là questo video senza tralasciare nulla, però insomma ci tenevo a tornare in questo modo prima di pubblicare altri video, perché non lo so, settembre è sempre un nuovo inizio, no? È sempre un mese un po' particolare che io non amo tantissimo, perché è un po' un mese di transizione tra l'estate, l'autunno, appunto nuovi inizi, rientri dalle vacanze, rientri traumatici, perché per me è stato veramente tanto, tanto traumatico, però si sa,
appunto tutte le cose finiscono, si deve sempre ricominciare, quindi settembre lo vedo sempre un po' controverso, un po' particolare come mese. Se siete d'accordo con me, scrivetemelo nei commenti. Ragazzi, io ripeto, ci tenevo a fare questo video e da qui poi vedrete una serie di video girati prima del matrimonio e spero che possano piacervi e poi tornerò piano piano alla normalità con i soliti video, quindi svuota la spesa, video haul, video di trucco anche, non lo so, fatemi comunque sapere nei commenti cosa vorreste vedere sul canale dato questo nuovo inizio. Io vi mando un bacione grandissimo, spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto spero di non avervi annoiati e qualsiasi curiosità sul matrimonio, viaggio, eccetera, scrivete qua sotto. Vi mando un bacione grande, ma alla prossima, ciao!